Io mi sono dovuto fare una zonetta tremenda per no, voglio anche no, voglio andare questo. Perché questo qua è l'esempio di che cosa la mia reazione, cioè di quanto la mia reazione sia soggettiva, di fastidio, e quanto effettivamente il bravo voglia trasmettere una roba di te. Anche se avete le argomentazioni per criticarlo, che però non vi dico perché non ci interessa. Che però prima ho detto ad Emiliano. Allora, questo qua, sì, è quando finisce una ore di Riccardo Cocciante. Arrangiamento di Ennio Morricone, 1974, album anno. Dove c'è anche per la metà. Qualche stimolo nel sì, sì, perché
la fanno, non so se comunque fanno una, quella mi dà una sorta di tristezza proprio. Cioè, vai, sì, vai, sì. Questo invece è giusto, la sua mi dà fastidio. E infatti le problemi la sua voce, il suo timbro, la, a parte che molte volte non si riesce a non si riesce neanche a capire tutte le parole, perché si sta talmente arrabbiato che butta fuori. Però quelle non mi è più quello di altro. La malinconia di proprio ferio, cioè nel senso che a quando riguarda all'inizio ho delle sensazioni di non apatia, ma di subito uno fotonico, quelle note la persona che comunque si vede una volta e poi alla fine la ripresa, cioè saluto per una volta. Ok, perfetto, sì, allora cerchiamo di capire questa ripresa come avviene. Intanto volevo fare una parentesi, riflettevo su questa cosa. Avete presente la copertina di un'anima, se ce l'hai presente? Quella di scrivo, forse l'avete ricordata, c'è uno sfondo tipo giallone, no? E c'è un funambolo millenniato che cammina nel filo. Ce l'hai presente? La cosa, cioè, c'è un senso di prima che dice un testo. Lui cammina nel filo. La cosa è bellissima. Anche perché poi Anima in particolare è un album che proprio tratta del tema dell'amore in tutte le sue sfumature, quindi l'amore corrisposto, quello non corrisposto, quello finito, quello rabbioso, eccetera, eccetera. Quindi vabbè, al di là di questo, allora, la chi avevi detto? Siamo d'accordo con la voce, ok. E lui all'inizio è sempre più è una cosa interessante. Muoviamoci sui parametri di melodia. C'è una cosa molto interessante e caratterizzante del brano. E non la sapete, Allora, il crescere c'è, voce è ok, siamo d'accordo. Mano a mano si incassa sempre di più. No, ma a parte la voce, anche da un mese è sperato, nasce una cosa fondamentale. Allora, noi abbiamo giro al mondo sempre uguale, il tipico giro di tono. Però che cosa fa? Cambia di tonalità, continuazione, modulazione. E sale sempre di più. Questa cosa ti dà la sensazione di ancora di più, insieme alla voce, gli strumenti che aumentano, un'ascesa, di un clima ascendente, cioè come dire, come hai detto tu, termine, è manco io, di persone. Cioè la ripetona di persone. No, prima hai detto una cosa interessante, la ripresa. La ripresa, cioè lui all'inizio è triste e piano piano la tonalità sale, lui elabora questo dolore, si incassa e poi non sappiamo, ognuno è libero di interpretare se con quell'accordo finale c'è, lui si libera oppure no, però sta il fatto che c'è questa caratteristica. Cioè no, lascia nel sito. Quando io sentivo la reazione, la parola del tipo,
perché insomma in questa certe storie affettive non andavano considerate, come dovevano andare. E quindi quello che lui riesce a permettere è proprio l'aspetto fisico della testa, in maniera particolare quella della testa. Perché poi soltanto dei brandi, non sparisco, cioè, non voglio che poi, però soltanto per le persone, cioè, i brandi per cui fare abbiamo sentito, cioè, non lo fare lì. Abbiamo detto di qualsiasi cosa, quindi mi fermavo sulla musica, su quello che trasmette solo la musica, è come è cantato nel senso di quello che deve essere la musica a livello analogico, non c'è veramente. Cioè, qua quanto tempo fa se lo so, cioè, si dico proprio fisicamente. Nel primo brano che noi abbiamo sentito, noi l'inseguimento, anche lì c'era questo suono ricorrente. Quando la modulazione della voce cambia assolutamente la nostra la disposizione. Sì, cioè l'effetto che vi dà. E chiaramente parte di la disperazione è quello che senti anche là. Ma poi se noi fatto cioè lui che spaccava tutto. Cioè già tu devi essere stato di fare così. No, ma Emiliano poi ha detto una cosa interessante, perché mano a mano che cambia di tonalità, la qualità della sensazione cambia, sì. Tanto è vero che non a caso nella musica classica pratica le cose scelte prestano in bocca appunto per quell'aspetto che ho detto prima, cioè che comunque nasce dall'ignoranza, poi diventa colto al suo modo, si sviluppa dopo, ma nasce ignorante. Nella musica classica i compositori, fino all'epoca tardo romantica, anche Schoenberg, quando componevano c'erano la tonalità. Cioè la scelta della tonalità era ben precisa, perché ogni tonalità era denotata in una maniera specifica. Allora si minore, perché si minore significava quello, non poteva essere re minore per dire. E in questo caso Riccardo Cocciante, che non è un testo, e sicuramente ha una cultura classica bella consistente, sta bene quello che ha fatto, allora lui parte da do minore, poi va in mi bemolle, poi va in fa diesis minore. Ma lo fa con cognizione, poi a un certo punto decide di non salire più, diciamo, perché lo fa in maniera, come dire, trasposta, cioè sempre in un tono e mezzo tale. A un certo punto decide di non farlo più, non lo suonato a casa, a un certo punto decide di non lo farlo più, in un momento semplice dove il brano. Quindi è fatto comunque tutto con cognizione di causa. Però secondo me quello che è particolarmente interessante è quella cosa che notavamo prima, che proviene dalla ragione che viene in Mordidone, che è un altro che è un effetto. L'emozione delle parti che parlano del scritto. Sì, assolutamente. Ma anche gli arrangiamenti di Castarelli. Avrete fatto caso che a un certo punto, mentre lui sta, a un certo punto c'è di nuovo una caduta. In quella caduta, supponiamo io e Emiliano, che in quel momento lui parla a se stesso, cioè come se rimuginasse, cioè fino a quel punto lui si è sfogato sull'orlato, a quel punto rimugina se stesso. Però accade una cosa molto interessante, Mordicone, con grande intelligenza acume, inserisce degli interventi di fiati, credo che abbiano fatto tutte, però in maniera schiacciante, cioè mai sul battere o raramente sul battere, con tempi diversi, prima sul secondo tempo, poi sul terzo, poi sul primo e il quarto. Poi adesso sentiamo, e secondo me è importante in questo momento capire poi anche a livello fisico cosa succede. Perché questa è la parte, diciamo, la parte quella urlata è quella diciamo più, se vogliamo, anche evidente, cioè, è evidente che ti dà delle sensazioni. Questa invece è più... va più diciamo esplorato, perché è più introspettivo come è stato. Allora ecco qua. Io non vedo il muscolo dove stanno il battere, perché lui vuole dare una sensazione di sfasamento, perché altrimenti perde proprio l'effetto. Thank you.
motivo. Di una